Code Emotion. Ciao a tutti, sono Matteo Collina e oggi vi parlo di sviluppare lo sviluppo di applicazioni mobile, speriamo, ma anche web, in ambiente Ruby on Rails. Innanzitutto vi racconto un'altra cosa, faccio un po' di pubblicità a un evento che sto organizzando che è il Ruby Day, ok? Ragazzi, mi raccomando, se siete interessati a queste tecnologie e voi tutti siete interessati a Ruby, mi raccomando, venite il 15 giugno a Milano, ok? Qui ci sono i miei contatti, c'è il mio sito, il mio Twitter, eccetera, eccetera. Quindi potete già adesso scrivermi, tanto sono disconnesso, quindi non lampeggia. Vi parlo un secondo dell'azienda per quale lavoro e che mi ha pagato il viaggio, quindi un credit glielo facciamo, dai. Si chiama Mavijex e facciamo applicazioni mobile. Questo talk si ispira ampiamente a quello che facciamo in azienda. Quindi, se volete anche finire a fare una chiacchierata, volentieri. La domanda che tutti ci poniamo, che tutti noi probabilmente, se siamo interessati alle mobile application, è come si costruisce, come è fatta un'applicazione? Wow, ragazzi, l'applicazione la codiamo. Direi che è un buon punto. E la eseguiamo, ok? Non stiamo parlando una lingua strana, ecco, ragazzi, tutti noi eseguiamo il nostro codice. Ah, però, forse c'è un backend. C'è un server. Abbiamo dei dati che vengono presi da remoto. Questo è fondamentale per una mobile application, perché consente a più device di interagire tra di loro. Tutte le mobile application che vedete che usate normalmente hanno un server dietro e tipicamente non viene, è una cosa che non viene mai, di cui si parla poco, però è molto importante perché se non è fatta bene la vostra mobile application è lenta, non funziona, crasha, ci possono essere grossi problemi. Addirittura il nostro fantastico server può gestire anche tipi diversi di client, vedete no? Il computer su cui codiamo è quello bello, pulito da sviluppatore, mentre quello su cui viene eseguita l'applicazione desktop o web ha la faccina pasta, nel senso che chissà che roba ci gira. Comunque, possiamo eseguire la nostra applicazione sia sul dispositivo che su un computer desktop. Quindi io devo fornire i miei dati, le mie informazioni alla mia mobile applications. Abbiamo bisogno di quella che viene comunemente definita una API, cioè un modo per fornire le informazioni alle applicazioni in maniera semplice. Chi ce le ha? Twitter, Facebook, Google, LinkedIn, non so, potete scegliere voi Big startup, big company, ha delle API pubbliche che voi potete usare per interagire con le loro informazioni. Ovviamente tutti, eh. Che cosa facciamo in questo talk? In questo talk sviluppiamo un'API. Ta-da, vi aspettavate di parlare di mobile application, parliamo di API. Dobbiamo essere veloci perché il talk dura poco. Io potrei fare un workshop di un giorno, però il talk dura poco. E direi che in 20 minuti spererei di chiudere questa parte. Ecco, tutto qua. Che cosa vogliamo costruire? Vogliamo costruire. Voi siete qua a una conferenza, siamo tutti maschi più o meno, forse c'è una donna, spero, non lo so. Sì, un paio ci sono. Grazie, grazie per essere qui con noi. Noi facciamo un'altra to-do list, ragazzi. È l'esempio base che facciamo tutti. Tutti quando vogliamo imparare un nuovo linguaggio, spero, fate una to-do list, ecco. Quasi chiunque ci prova. Questo è il progetto che ho chiamato, si chiama MacDo e l'ho chiamato così per un solo motivo, perché sono Matteo Collina ed è una to-do list. Ho molta fantasia nel dare i nomi, noi informatici siamo tutti un po' così. È una to-do list fornita come una API REST. La nostra applicazione ha bisogno di fare sign up. Queste API non è detto che siano pubbliche, possono anche essere private per il mio sviluppatore. Ora,
Questa voi non capite che cos'è. Perché vi sembra della robaccia scritta lì. In realtà è semplicemente un modo per definire le mie API. Se guardiamo, quando chiamo users.json, ok, che non è nient'altro che il mio punto d'ingresso per gli utenti in post, ok, con questi dati passo un'email, la password e la password confirmation, un signup banale, non sto chiedendo nome, cognome, data di nascita, non chiedo niente, sono lazy, non mi servivano questi dati oggi, e mi aspetto questa risposta, ok? C'è un ID, che è l'ID del mio utente, e mi riporta anche la sua email. Può anche andare male, se lo chiamo in post, chiamo users.json in post, usando questi parametri, il mio errore mi dice che la password non ha la confirmation. Perché? Perché è sbagliata. Ok? Ho aggiunto un 1 qua in fondo. Noi vogliamo sviluppare quell'API, come facciamo? Usiamo questo set tecnologico. Usiamo Ruby on Rails, che spero conosciate o l'abbiate sentito nominare. Se non l'avete sentito nominare, andateci a guardare, ha rivoluzionato il modo in cui vengono costruite le applicazioni web dal 2006 in avanti. È un pilastro di quello che dello stato dell'arte del web oggi. E metto tra parentesi, ho sentito tante persone che cercano sviluppatori Ruby. Quindi, ragazzi, è un settore buono dove investire il vostro tempo e le vostre conoscenze. Usiamo Qcumber, che è quel linguaggio che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Usiamo RSpec e JSONSpec. Chissà, che roba è. Eppala, urca, sono andato troppo avanti. Andiamo a vedere un po' di codice. Allora. Ok. Questa è la nostra Signap API, vedete? Io la posso tranquillamente eseguire. Ci metto un attimo, purtroppo. Vorrebbe essere veloce. Ci sta pensando, sta facendo il caffè. Ok, le sta eseguendo. Se sbaglia è rossa, ok? Quindi vuol dire che, un attimo, io ho scritto dell'inglese, potrei insegnare anche dell'italiano, però scrivo dell'inglese. Mi piace di più. In realtà il strumento supporta anche l'italiano, se vi piace, però spererei che quelli bravi scrivano i codici in inglese, dai, vediamola così. Questa è una specifica eseguibile. Qcumber ci consente di eseguire, di scrivere delle specifiche come questa, in modo da rendere facile la comunicazione. In sostanza, io non scrivo, io faccio delle API, io le progetto sulla, tra virgolette, sulla carta, cioè sul mio file di Qcumber, però queste API possono essere eseguite, queste definizioni possono essere eseguite, quindi essendo eseguite posso verificare che funzionino, e dall'altro lato le posso passare al mio sviluppatore, allo sviluppatore mobile o allo sviluppatore web, che dice un attimo, cioè quella roba lì è garantita che funziona. Quindi c'è una comunicazione all'interno dell'azienda che altrimenti non si avrebbe. Andando a vedere dov'è? Qua. Ok, andando a vedere il codice, tanto perché ci piace, no? Io qui posso scrivere se qui per esempio cambiassi la mail, ok? Urca. Qui cambiassi la mail. Io qui posso cambiare la mail, ad esempio. Pronto? Ok. Io qui posso cambiare la mail. E magicamente qua ci metto un altro po', però in teoria possiamo fare una cosina carina. Ok. Posso fare così. Arrivo. E voilà. Ta-ta-ta. Mi consente anche, per esempio, di eseguire una sola. Ho messo un tag, no? Avete notato? Ho messo una chiocciolina. Posso eseguire anche una sola singola. Un solo singolo scenario, ok? E in sostanza, giustamente, perché
ho cacchiato qualcosa. Va bene. Ci piace. Quando le demo, no? Uno fa la demo e non va, cioè, demo effect per tutti. Allora, benissimo, noi abbiamo quindi sviluppato, noi possiamo comunicare con i nostri sviluppatori mobile, abbiamo una, tramite una specifica che è anche testabile. Vedete che dà errore, ok? Ho aggiunto una B e lui trackete. Quindi vuol dire che sta roba funziona, ok? Quindi, come è implementato questo? Ok? Wow. Ne abbiamo tanti di controller, ok? Rails è un framework MVC. Però è questo, sostanzialmente è questa cosa qui. Poi non è tanto codice, eh? Creo un nuovo utente, lo salvo, metto lo user ID nella sessione, va bene, chissà, forse questo ci servirà dopo, e formato del JSON. Wow, ragazzi. È poco, eh? Fa tutto lui, non c'è nient'altro. Tutta quella logica lì è implementata così. C'è qualche giochino in più nel modello, perché è un framework MVC, quindi abbiamo un model, una vista e un controller. E, appunto, nel nostro modello abbiamo un po' di cose. Anche qui, non tante. Vabbè, ha una password sicura, validiamo se c'ha un'email, una password, eccetera, eccetera. Ma un po' di tricks, niente di che. Tornando alle nostre slide, wow, possiamo fare login, ragazzi, è una to-do list, diamo gli utenti, faremo anche login, vogliamo farlo login? Benissimo, anche qui cambia poco, abbiamo un background, wow, c'è un utente, perché non vogliamo ripetere tutti gli step precedenti, insomma, c'è un utente, possiamo fare login? Sì, chiamo session, in post, wow. Anche qui ritorniamo authenticated, wow. Anche qui difficile, però possiamo fare, però se sbagliamo la password, ok, perché la password era AA, mentre qui la password è BB, mi risponde not authenticated. Possiamo anche verificare una sessione attiva e una sessione attiva semplicemente accedo in get. Sono autenticato. Va bene. Anche qui andiamo a vedere il codice, diamo un'occhiatina, una sbirciatina. Ormai avete capito come funziona, quindi non vi sto a tediare facendovi vedere il setup, la definizione della feature, dello scenario. Ma vi faccio vedere qualcosa di più carino. Questo è più o meno dove avviene tutta la magia, ok? E semplicemente, guardate, tutto quel parsing, quella definizione testuale, viene fatta semplicemente tramite pochissime righe di codice. Ok? Io qui sto parlando la lingua, quando sono nella mia feature, ok? Io parlo la lingua. Parlo la lingua dello sviluppatore, quindi parlo la lingua dell'API, quindi chiamo una API, ok? E faccio vedere e verifico che ci sia un JSON, ok? Sto facendo nient'altro. Anche qui, come viene implementato? Beh, è abbastanza simile a quello che abbiamo appena visto, e semplicemente, questa è user, no, sì, no, è login, ok? Session controller, perfetto. Semplicemente ho il mio utente che lo cerco via email. Guardate, è inglese, ragazzi, non stiamo parlando di qualcosa di ostrogoto. Find by email. E poi leggo i parametri, ok? Facile. E provo ad autenticarmi. Ah, se va male, not authenticated. Se va bene, authenticated. Wow, anche qui. Ciao. Abbastanza easy. Bene, spostiamoci a qualcosa di più concreto, siamo una to-do list, ok? Quindi gestiremo liste. Ve lo faccio rivedere, questa cosa è rilasciata open, cioè potete andare a giocarci, guardarci, non ho scritto un readme, ragazzi, c'è quello stop di Rails, perdonatemi, il tempo è poco per tutti, I'm sorry.
abbiamo una... Anche qui siamo abbastanza, siamo sempre sulla stessa falsa riga. Cioè, given I login successfully, quindi ho un utente e faccio login. L'ho scritto solo perché la slide veniva più corta, volendo potevo riscrivere quello, gli step precedenti. E in pratica noi, e qui cominciamo un pochino, è un po' diverso già questo, perché vedete, io chiedo la lista in get, io ho un utente che è appena creato e ha già una lista, è già una lista, vedete? E poi ha, vedete queste brutte cose, che c'è un link, cos'è questo link? Items link, cos'è questo link? Perché questo? Questo è necessario perché noi non vogliamo che i nostri sviluppatori compongano gli URL a mano, ok? Questi URL qui possono diventare anche molto complicati. In realtà noi vogliamo che gli sviluppatori, sì, gli sviluppatori mobile ci mettano poco, siano veloci, siano agili. Quindi in pratica loro non devono fare altro che aprire quel link. Cioè vogliamo una to-do list, no? Sapete, avete to-do list, nome, e dopodiché ha tutti 10 item che sono le cose che dovete fare per la vostra fidanzata entro oggi. Allora, quindi semplicemente andando qui, seguendo questo link qui, io immaginiamo, ok, di avere che la nostra applicazione mobile segua quel link e automaticamente vedrà la lista degli item, ok? Possiamo anche creare una nuova lista, facile. Stranamente le liste si creano, gli oggetti si creano in post, se avete notato. E in pratica possiamo anche accedere agli item della lista, come sempre. Wow, quindi se io creo una lista viene aggiunta all'index. Quindi quello che avevo visto prima, io posso la mia lista, la posso fare una post, wow, e la posso visualizzare qui. Ok, vedete, la lista nuova in testa. Ok? Io scrivo test in inglese. Anche qui posso rimuovere una lista e aggiornarla. Direi che siamo sempre sulla... È sempre così, ecco. Quindi... Wow, ok. Ok, semplicemente la nostra lista, il controller qui è leggermente diverso. Ci doveva essere una differenza, no? Allora, vedete, la create è sempre uguale, ormai l'abbiamo vista con la user, ah, cavolo, uguale. Faccio una list new e la salvo. Non è cambiato niente. Però qui la index non fa niente, eh. Io prendo l'utente corrente, gli chiedo le liste, wow. E qui dentro è una variabile, ho messo dentro, ho caricato la lista dell'utente corrente. Vedete, l'utente corrente c'è un filtro in alto, fetch current require login, before filter require login, lassù. Fondamentalmente il require login mi controlla che tutti questi metodi possono essere acceduti solo dagli utenti registrati, ok? Benissimo, abbiamo questo fantastico index. Questo index in realtà viene visualizzato tramite una view. Vi ho detto, relation framework model view controller. Quindi il model memorizza i dati, il controller appunto gestisce l'interazione, la view me li rappresenta. Prima i miei JSON erano piccoli, quindi essendo un piccolo JSON io posso anche rispondere in line, ok? Però in questo caso è un JSON più leggermente complesso e quindi uso una view. Come uso una view? Semplicemente c'è un fantastico index.json.jbuilder, ok? Semplicemente così, wow. È un JSON che contiene una lista, il nome, l'URL, vedete, posso tranquillamente costruirmi l'URL a mano, cioè a mano, lo costruisce Rails, non lo faccio io. JSON link list URL, gli passo la mia lista e il path e gli dico di emettere un path completo. Se io non metto quel path completo è una tragedia, perché il mio utente poi deve metterci il lost e quindi deve ripetere costantemente della logica, quindi in realtà io sto mettendo tutta la logica di gestione dell'URL diretta solo nella mia applicazione Rails, non anche nell'applicazione mobile, quindi se quell'URL cambia, il client mobile non gli interessa, l'URL è cambiato, basta.
Il mio client non lo devo cambiare, quindi se io domani oggi cambio le mie API, io l'App Store ci mette 2 settimane, ragazzi, a pubblicare le cose. Quindi se io cambio le mie API tramite questo meccanismo, se io ho seguito il link, posso tranquillamente deployare la mia applicazione. Se no, come faccio? È complicato se le URL sono costruite a mano. Diventa veramente difficile poi andare a gestire queste situazioni se non le ho pensate a priori. Ok? Quindi, andando a vedere, accelerando un attimo, abbiamo gli items. Anche qui non cambia niente. Abbiamo sempre, possiamo addirittura spostarli, ok? Possiamo spostare gli item. Facile, ok? Io li sposto, va bene, lo sapete, le avete viste, cioè è sempre la stessa minestra. Ok. Non vediamo un po' di codice perché ormai vi dovrebbe essere entrato in testa. Abbiamo bisogno di un pannello di amministrazione, ragazzi. Voi avete un'app. Quanti di voi hanno un'app pubblicata? Qualcuno. Qualcuno ha un'app pubblicata, ok. Avrete bisogno di un pannello di amministrazione per il vostro back-end, ok? Perché? Perché se un utente si imbroglia, deve cambiare qualcosa, voi non volete andare a giocare col database di fretta, fare il supporto è difficile, quindi volete un pannello di amministrazione. Un pannello di amministrazione è facilissimo da inserire, Trackete. Queste righe, noi abbiamo creato un pannello di amministrazione per la nostra app, è facilissimo. Qua. Ta-da! Pannello di amministrazione. C'è una lista. Ci sono gli item, scusate, ci sono le liste, ci sono gli utenti, non ci sono utenti, ci sono gli utenti d'amministratore. Ok? Facilissimo, 5 righe di codice e ci siete. Benissimo. Scusa, la cifra come si chiama? Active Admin. Ok. Arriva. Ok. Quindi noi possiamo usare queste nostre API per costruire un'app in Objective-C, in Android, per Windows Phone, che metto sullo store, ok? Ma posso anche costruire un'applicazione JavaScript. Un'applicazione JavaScript la faccio usando un framework MVC nel browser. Backbone, ragazzi, segnatelo, un'altra tecnologia molto importante oggi. Tramite uno strumentino che si chiama Rails Asset Pipeline, i miei file JavaScript vengono automaticamente presi e compressi all'interno di un singolo JavaScript, gestendo tutta la procedura di deployment delle applicazioni JavaScript, ok? Possiamo addirittura usare CoffeeScript. Se non sapete CoffeeScript, anche qui, ragazzi, studiate. Vediamo un altro po' di codice? Mi sa di no, perché tra un po' mi cacciano fuori, quindi forse è il caso di chiudere. Allora, cosa vi deve rimanere da questo fantastico talk? Fantastico. Allora, innanzitutto, le mobile application hanno bisogno di un API. Ragazzi, volete fare notifiche push? Tutti voi utilizzano, spero molti di voi abbiano uno smartphone in mano, qualcuno ci sta anche pistolando. voi volete che vi arrivino le notifiche sul device? Ops, le notifiche sul device si gestiscono tramite backend. Ops. Quindi avete bisogno di un backend. Ruby on Rails è lo strumento probabilmente migliore per creare API. Avete visto, è facilissimo. Io posso addirittura comunicare con i miei sviluppatori, con gli sviluppatori mobile, tramite l'utilizzo di specifiche eseguibili. È una documentazione viva e che tu sai perfettamente essere funzionante. Quindi tu dici al tuo collega, guarda, è lì, è quel file, dacci, c'è un esempio e usala. Non ho praticamente mai avuto bisogno di studiare, di spiegare come funzionano le API progettate in questa maniera. Infine, ragazzi, un pannello di amministrazione serve sempre, perché se non ce l'avete il supporto diventa una tragedia, e ce l'avete, cioè viene gratis, è un approccio che ti dà gratuitamente un pannello di amministrazione. Infine, potete creare applicazioni già, potete esporre la vostra applicazione mobile come un'applicazione JavaScript usando l'asset pipeline. L'asset pipeline ti fa fare un giochetto, spero di avere 2 minuti di tempo, che quando tu sei in produzione,
Questa è la mia applicazione, il JavaScript, ok? Questa è la cosa in development. In development, i file JavaScript inseriti, vedete, vedete quanti sono, ok? Parecchi. Però se io vado in produzione, che ce l'ho sull'altra porta, quindi io vado in produzione, il file JavaScript inserito è 1. Ta-da! Questo file addirittura è illeggibile. Ok? Quindi mi ha minificato e compattato automaticamente il mio file. Addirittura c'è l'header di jQuery, cioè ho preso jQuery e ficcato lì dentro. Sono 4 righe e dentro c'è anche jQuery. Ok? Bene. Questo è quello che fa l'asset pipeline. È comoda, ragazzi. Vi ricordo che il 15 giugno c'è il Ruby Day, quindi se vi interessa Ruby on Rails è a Milano, venite a fare un giro volentieri, c'è il sito rubyday.it, trovate tutte le informazioni, come raggiungersi, e sono qui se ci sono domande. Domande? Vai, nessuno, so, vi ho tramortiti, spero. Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti. Code Emotion.